Bonifica dell'area ex Ticosa di Como. Gli uffici hanno completato la procedura per la bonifica. Abbiamo spedito la pratica all'ufficio gare. Ora auspichiamo che l'appalto possa essere bandito entro una quindicina di giorni. A dirlo è l'assessore all'ambiente del comune di Como, Marco Galli. Resta infatti da bonificare l'ultima parte dell'area dove un tempo sorgeva l'ex tintostamperia, nello specifico la porzione di terreno denominata Cella 3, i circa 4.800 metri quadrati che devono ancora essere ripuliti dagli inquinanti. Secondo il cronoprogramma degli interventi da realizzare, dettato nello scorso mese di dicembre dall'amministrazione, il cantiere dovrebbe partire a giugno del 2020 e dopo 15 mesi di lavori l'area dovrebbe essere bonificata completamente, entro dunque la fine dell'estate del prossimo anno. A creare possibili slittamenti e ritardi potrebbero essere da una parte le condizioni meteo e dall'altra eventuali ricorsi nella fase di affidamento dei lavori. Restano subordinati intanto all'intervento di bonifica i posti auto che saranno realizzati davanti all'edificio della Santarella. Un intervento dunque molto atteso dai comaschi, che da tempo chiedono la realizzazione di un parcheggio nell'area dell'ex Ticosa.